dove non arriva il pubblico, arriva la buona volontà dei diretti interessati. Perché alla fine sono loro, ragazzi, insegnanti e personale non docente, a vivere ogni giorno la scuola. E allora tutti insieme si sono rimboccati le maniche e hanno dedicato un po' del loro tempo per rimettere in ordine le due scuole dell'Istituto di Istruzione Superiore della Piana. Un'iniziativa unica nel suo genere, almeno per quel che riguarda un istituto superiore, visto che i precedenti hanno riguardato scuole elementari e medie. Al Benedetti di Porcari il gruppo di volontari ha provveduto a dipingere le pareti di 7 aule, aggiustare numerose porte, stuccare il pavimento di altre 2 aule. Analogo lavoro è stato compiuto al liceo Maiorana di Capannori, dove sono stati fatti i lavori di tinteggiatura, ripristino delle dotazioni di sicurezza della rampa principale delle scale, copertura di alcune buche sui pavimenti e sfalcio dell'erba negli spazi esterni del nuovo edificio. Il lavoro svolto rientra in un percorso già intrapreso dagli istituti comprensivi della Piana Est, sancito dal Comune di Capannori. Il fatto di fare questi lavori, diciamo, si inserisce in un percorso anche di riappropriazione degli spazi e di voler bene alla scuola come cosa pubblica, come bene comune, che è nato nel Comune di Capannori col patto per la scuola. Vogliamo collaborare con l'ente pubblico e vogliamo dare un messaggio, come dire, di civiltà, di educazione agli studenti, ma di stimolo a una collaborazione che deve essere sempre più costruttiva. Da questo punto di vista, ci teniamo a farlo in un contesto territoriale che ha comunque dei precedenti costruttivi e positivi in questo senso, come dicevo prima, per il patto per la scuola e per la rete scolastica che è in via di costruzione.